Siamo alla settima edizione della Fiera del Libro del Territorio Olio Po, per il secondo anno consecutivo qui a Viadana, nel nostro MUVI. Penso che sia un'occasione molto importante per conoscere quelli che sono gli scrittori locali e quelle che sono le pubblicazioni inerenti al nostro territorio. Come amministrazione siamo molto orgogliosi di ospitarle, in quanto penso sia una manifestazione che può unire tutto il territorio dell'Olio Po. E ringrazio tutte le associazioni che hanno collaborato per la realizzazione di questa iniziativa. Ringrazio la Società Storica Viadanese che per il secondo weekend consecutivo ha animato con livelli culturali molto alti il nostro MUVI, il weekend scorso con il convegno di studiosi internazionali sulle tavolette lignee, e con questo weekend invece abbiamo avuto la Fiera del Libro del Territorio Olio Po. Ringrazio anche tutte le altre associazioni, in particolar modo la Pro Loco Viadana e tutte quelle che si sono prodigate per la messa a punto dei vari aspetti organizzativi. Quest'anno presentiamo anche delle tesi di laurea e quindi diamo modo a dei giovani di presentare i propri elaborati al pubblico. Sono tesi che riguardano la storia locale e quindi ovviamente possono interessare anche il grande pubblico. Come ho detto anche gli altri anni, non è una manifestazione di carattere commerciale chiaramente, ma una manifestazione di carattere culturale. Ed è una carrellata di quanto è prodotto in zona, sia da autori della zona, sia su argomenti che interessano questa zona. Ecco, ad esempio io ho qua in mano il libro di Fra Paolo, dei frati minori osservanti, che sono sempre francescani, ma è una comunità molto piccola, che torna alle origini. Infatti non portano neanche i sandali, camminano a piedi scalzi e hanno la casa madre a Corleone e una missione in Tanzania. E il nostro missionario, opera in Tanzania e qui riporta le sue esperienze e soprattutto sono molto toccanti le lettere alla madre. La zona sono i 9 comuni che sono in diocesi di Cremona, ma in provincia di Mantua, più Casalmaggiore. Diciamo che quest'anno tra l'altro c'è anche il mercatino del libro usato, per cui sono gli appassionati di lettura possono comprare dei libri praticamente nuovi a dei prezzi competitivi, insomma, ecco. Ogni ricerca è un seme che si butta e che produce ulteriori ricerche su un tema, ulteriori ricerche su un argomento. Quindi ben vengano iniziative come queste che permettono di conoscere in maniera più forte, più approfondita quelle che sono quelli che sono gli scrittori o gli storici del nostro territorio. Questa sera ho avuto la possibilità, grazie a questa meravigliosa organizzazione, di presentare alla Fiera del Libro di Viadana il mio ultimo lavoro su Giulia Gonzaga, personaggio sul quale ho in questi anni concentrato le mie ricerche, in particolare sulla ritrattistica. Questo lavoro, che si intitola appunto Tiziano e Giulia Gonzaga, ha l'intento di indagare questi ritratti di Giulia Gonzaga realizzati da Tiziano, che sono a mio avviso riconducibili proprio a lei e alle sue drammatiche vicende personali. È un libro di poesie, è l'ultima raccolta di poesie che mi riguarda. E diciamo che il titolo ha a che fare un po' con il fatto che ognuno di noi è un po' viandante di se stesso, però in un certo senso è anche un modo di abbracciare il passato pensando comunque di andare ancora verso nuove cose. È un'occasione importante perché ci dimostra come il territorio sia molto sensibile e prolifico dal punto di vista editoriale per quanto riguarda le edizioni che riguardano il territorio e la cultura locale, che non deve essere considerata minore, ma invece ha pari dignità se non una capacità di andare oltre i confini proprio tipici della nostra zona. Quindi siamo veramente orgogliosi, siamo in un contesto che è quello del nostro MUVI, credo sia la sede ideale per questa iniziativa in questi 2 giorni che da calendario è veramente piena, densa di appuntamenti interessanti.